sarò molto telegrafico perché io penso che sia una vicenda paradossale. I fatti risalgono esattamente un anno fa, quando non si capisce per quale motivazione sono state messe assieme una serie di fattispecie di reato e nel mezzo c'è stata anche una mia ipotesi di reato. Ma ben tre elementi giudicanti, e precisamente il giudice in riesame, che significa il Tribunale di Libertà, la giunta per le autorizzazioni alla Camera, che ha valore giudicante, e soprattutto la Corte di Cassazione, per ben due volte hanno definito in maniera molto chiara che non c'è nessun tipo di ipotesi reato relativo al voto di scambio. Per cui io francamente sono molto sorpreso di questa decisione. Francamente mi sarei aspettato l'archiviazione del mio caso da parte del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese. Ma come si suol dire, questa è la vita, l'affrontiamo con grande serenità, evidentemente il periodo è particolare, forse da questo punto di vista si aspetta altro, io sono sereno e vado avanti e soprattutto ho molta, molta fiducia, come ho appena dimostrato con i tre fatti che ho appena citato, ho molta, molta fiducia sulla magistratura giudicante. Questo è l'elemento che deve fare stare tranquilli coloro che hanno la coscienza a posto, come senz'altro mi sento io. Certo, è chiaro che la Lega non c'entra niente con Alessandro Pagano. È ovvio che da questo punto di vista non sono fattispecie completamente diverse. Noi abbiamo degli appuntamenti importanti. In questo momento abbiamo Oscar Aiello che è candidato sindaco per conto della Lega. Sappiamo bene che è un ragazzo meraviglioso, mite, umile, con una grande prospettiva politica. Lo abbiamo scelto, Matteo Salvini in primis lo ha scelto proprio perché ha queste caratteristiche umane. La Lega si presenta con le carte in regola per vincere le elezioni qui al Comune di Caltanissetta e, consentitemi dire, per cambiare pagina definitivamente rispetto a un passato recente.